È morto il grande Pino Daniele, uno dei più grandi cantautori della storia della musica pop italiana degli ultimi 40 anni. È morto a 59 anni per un infarto ovviamente improvviso, anche se Pino Daniele soffriva da anni di cardiopatie, aveva subito anche degli interventi di bypass, se non erro. E è morto nella sua casa in Toscana, a Magliano, in Toscana. È stato trasportato d'urgenza, così abbiamo letto, al Sant'Eugenio, ospedale qui a Roma, all'EUR, però è arrivato in condizioni disperate, in condizioni ormai irrecuperabili, e ci ha lasciato uno dei più grandi, ripeto, cantautori italiani della storia. Pino Daniele, adesso ci saranno senza dubbio le onorificenze massime per questo grandissimo musicista. Non soltanto napoletano, un musicista internazionale, un musicista che ha amato la sua Napoli, l'ha portata, l'ha osannata, ma ha amato anche e soprattutto la musica, una musica contaminata di tantissimi stili, dalla musica blues, alla musica jazz, alla musica pop, alla musica napoletana stessa, una musica fatta di ritmo, di melodia, ha lasciato centinaia di canzoni stupende, album strepitosi, un'opera vastissima che fa concorrenza anche a quella di Battisti, di Lucio Dalla, anche Lucio Dalla morto di infarto, anche Mango, come non ricordarvi, il collegamento è immediato, morto Joe Cocker qualche settimana fa di infarto. L'infarto rimane comunque i problemi cardiocircolatori, la morte per problematiche cardiocircolatorie rimane comunque ancora la prima causa di morte in Italia e al mondo. Quindi, Pino Daniele, stanotte, se è sentito male, questa mattina alle ore piccole è morto. Andiamo a ricordare brevemente e poi faremo altri aggiornamenti su quello che è successo. Pino Daniele, le canzoni principali nel 76, la prima canzone Che calore, fortunato, nel 45 giri, segue il successo con Una tazzulella di caffè, Napulè, Io so pazzo, Potesse essere l'allero del 79. Ma per gli album si afferma con gli album nel 77, Terra mia, 79, Pino Daniele, nell'80 Nero a metà, grande successo. Ma l'album decisivo è Vai Mo, primo in classifica per settimane, tantissime settimane, a sorpresa. Molti di noi si meravigliavano del fatto che un cantante napoletano potesse stare cantando in napoletano per così tante settimane nella classifica della Hit Parade, appunto nelle hit degli album per settimane intere. Poi ho comprato il vinile, l'abbiamo sentito, e io sinceramente mi sono reso conto della bellezza delle sue canzoni. Tutte stupende, per esempio in quell'album, ma non solo, si cantavano in ogni posto e ancora adesso rimane uno dei principali cantautori italiani, uno dei più cantati, dei più ammirati, dei più amati, dei più copiati e dei più osannati. Andiamo a vedere altri successi, Bella Ambriana dell'82, poi si evolve la sua musica dell'84 con Musicante, Ferry Boat dell'85, Bon Soirée, Schizzi, Dopo, Mascalzone Latino, fino ad arrivare con gli anni 90, che Dio ti benedica, collaborazioni importanti con Giorgia, con Jovanotti, con Ramazzotti, con Cicoria, grande pianista italo-americano, con Pat Metini, grandissimo chitarrista jazz, album come Medina, con Un angelo all'equatore, Dimmi cosa succede sulla terra, che Dio ti benedica, insomma, centinaia di canzoni che andiamo ad approfondire dopo, ma cominciamo a pubblicare questa prima notizia. Purtroppo ci ha lasciato Pino Daniele per un infarto a soltanto 59 anni. Ciao.